È bellissimo essere qui con voi. Quando ho ricevuto l'invito ho esitato perché la vita va avanti e un po' ho abbandonato non la battaglia delle donne e la consapevolezza che i diritti ce ne sono ancora tanti da conquistare, ma mi sono detta andrò, non andrò, poi mi sono fermata un attimo. E quei 5 anni sono stati belli, perché è stato un momento che abbiamo lavorato nella commissione, abbiamo ereditato il lavoro delle altre commissioni, perché è inutile negarcelo, tutte le commissioni hanno fatto un gran bel lavoro. Io venivo da un'esperienza diversa, quando ho fatto la presidente della commissione ero già stata assessore e consigliere nel mio comune per 10 anni, quindi sulla mia pelle avevo visto l'assenza delle donne nei luoghi istituzionali e non c'erano le regole per l'accesso. Quindi la prima cosa, posso dire che il filo conduttore nostro era, forse io lo sentivo, l'avevo sentito sulla mia pelle, era quello di aumentare la presenza delle donne nelle istituzioni. Però c'era bisogno di cambiare delle regole, c'era bisogno di cominciare a fare azioni concrete. E la nostra proposta di legge, perché allora al nostro fianco lavorò la senatrice Marinucci, che non ci ha abbandonato mai, è stata sempre presente, con noi fu determinante. Ma io mi sento di dire un grazie di cuore anche all'onorevole Cerulli, perché la proposta di iniziative di legge popolare la scrisse lui, noi la portammo in tutta Italia, le commissioni delle altre province italiane si mossero per raccogliere le firme. Non fu facile, perché era considerata a volte anche dalle nostre donne che stavano in Parlamento una proposta un po' spinta, perché noi chiedevamo il diritto di accesso nelle liste elettorali al 50%. Sembrava una proposta assurda. Ci abbiamo lavorato, l'abbiamo scritta. Siamo andati anche a presentare la legge ed è stato un momento bellissimo, perché noi, tutta la delegazione delle donne, andammo a Roma, la legge fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sul Gazzettino Nazionale nel 2000, la data era il 2002, e poi dopo iniziamo questa raccolta di firme e non raggiungemmo il numero necessario, però ci ricevette allora il Presidente del Consiglio, e, ma che facente funzioni, perché il Presidente, mi sembra, non mi ricordo chi era in quel periodo, era assente quel giorno, e comunque ci ricevette, era il 6 marzo, data anche importante del 2003, però il bello di questa proposta di legge, che poi da lì è partito tutto, perché si incominciò a sentire la necessità di cambiare le regole, perché se no non ce l'avremmo mai fatta. L'Europa del Nord, oggi, che ha una presenza femminile giusta, perché noi abbiamo sempre lavorato per garantirci una democrazia compiuta, perché una democrazia deve rappresentare tutti, e chi ha fatto politica sa che molto spesso, parlo della mia esperienza, perché io sono stata in Consiglio Comunale dal 90 al 2002, le donne quando andava bene eravamo in due. Io e Raffaella un periodo, e altre volte io e un'altra. Quindi era difficile far passare il discorso in un contesto così maschilista, però anche la nostra commissione, come tutte le altre, ha lavorato affinché ci fosse una sensibilizzazione nell'istituire queste commissioni. Ci fu, però il bello del nostro periodo fu l'andare in strada, raccogliere le firme, parlare con le donne, e 50.000 firme sono tante, e noi, e qui mi piace anche ricordare le nostre amiche che ci hanno lasciato, la Lia, che era una ragazza timida e stava con noi a raccogliere queste firme, e c'era chi ti aggrediva e chi comunque ti portava altre donne, ed è stato un momento molto bello. Oggi ci troviamo qui. È triste che abbiamo fatto tanto, però c'è ancora tanto da fare. Io non mi voglio dilungare, perché siamo in tante e diremo tutte le stesse cose.
L'importante è continuare, ognuno di noi, anche nel nostro privato, continuare ad adoperarci. Perché io sono una che ha fatto la commissione in quei 5 anni, veniva dall'esperienza politica, però io diversifico la vita. Oggi non è che non rispetto il discorso di pari opportunità. La commissione ci deve essere, però ognuna di noi nel proprio contesto di lavoro, familiare, è lì che dobbiamo lavorare tutte quante noi. E poi supportate da normative che vanno comunque rispettate, perché ci sono e non vengono rispettate. L'altra rivoluzione che noi facemmo, e mi piace ricordare l'allora giovanissima Nella Cerconi, che era consigliere provinciale, noi imponemmo al consiglio provinciale che si facesse una modifica affinché nell'esecutivo della provincia fossero garantiti tutti e due i generi, e questo fu un risultato e fu portato in consiglio, sono date storiche, il 28 ottobre del 2003 lo statuto fu cambiato. Certo, noi siamo la maggior parte della popolazione, purtroppo nei luoghi istituzionali siamo ancora lontane da essere rappresentate. Io ringrazio la Commissione che ci ha dato modo di ritrovarci, state facendo un buon lavoro. Vorrei che tu ricordassi a tutta la platea. Paola Di Giulio, che è stata lei una componente, io vorrei ringraziare tutte le donne della mia commissione, perché ci sono stati confronti, però tutte abbiamo lavorato. Ma vorrei che tu riferissi quanto ti disse l'allora. Dillo tu, perché te lo ricordi ancora meglio. Quando consegniamo, lo facciamo dire a lei, le firme. Mi hanno dato la macchina, però non vi hanno dato la chiave, come per dire. Quando portiamo la raccolta di firma, e questo fu adesso la chiave c'è, ma no, forse un po' di benzina, c'era, si è buona questa, ci manca qualcosa. Va bene, io vi ringrazio, è stato bello rivedere la macchina, la chiave no. Io vi ringrazio, inutile ricordare le attività che abbiamo fatto, perché io sono convinta che tutte le comunità troveranno sul sito tutto quello che abbiamo fatto. Noi facciamo delle borse di studio, noi facciamo dei bandi per le borse di studio delle ragazze che facevano le tesi sulle pari opportunità, facciamo delle mostre con delle artiste donne, cerchiamo in tutti i modi, ma tutte quante le commissioni hanno lavorato bene. Io vi ringrazio e ringrazio immensamente la commissione attuale che ci ha dato modo di ritrovarci. Grazie.